12 maggio 2020, giornata internazionale dell'infermiere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità quest'anno l'ha dedicato alla figura infermieristica. Perché? Perché ricorre il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, madre dell'assistenza infermieristica. I preparativi erano stati innumerevoli, sia nella nostra regione che su tutto il territorio nazionale. Ma la pandemia ci ha costretto a rimandare questi eventi che ci auguriamo di fare entro l'anno 2020. Questo momento particolare ci ha praticamente confusi, ci ha creato angoscia, ci ha creato però anche tanta paura, ma anche tanta forza di ricominciare, non a quegli eroi che molti definiscono, ma agli infermieri, professionisti della salute. Perché hanno un ruolo importante nella sanità, rappresentano la spina dorsale del sistema sanitario nazionale, nonché di quello regionale. Ma è proprio grazie a questi due concetti che un caro amico ha cercato, o meglio, ha messo l'accento su quello che è l'operato dell'infermiere, che vi invitiamo a vedere nel breve video che vi presentiamo. Grazie. Cara madre, ho paura. Ci sono notti come questa, in cui la luna non rivolge il suo sorriso a nessuno e mi lascia solo, solo con i miei pensieri, le mie ansie e la mia angoscia più grande. Sarò abbastanza forte da salvarne altri domani. Avrò tutto il coraggio di cui necessito per incrociare i loro sguardi ed infiammare i loro cuori con la speranza e la fede in me. Un nessuno. Come posso io, umile uomo, dir loro chi vivrà e chi non riuscirà a passare la notte? Oh, cara madre, come riescono gli scultori a render vive cose inanimate mentre io, a volte, sono costretto a vedere la vita sfiorire? Ho paura di deluderli. Ho paura che i loro occhi giudicanti mi uccidano e mi seppelliscano sotto valanghe di accuse. Accuse perché non ce l'ho fatta. Eppure ho provato. Ho retto loro la mano fino alla fine. Ho sussurrato parole di conforto alle loro anime. Ho pianto quando hanno chiuso gli occhi per l'ultima volta. Ma come lo spiego a tutti loro? Come spiego che ogni vita persa è una parte di me che va in frantumi? Continuano a darmi dell'incapace e a ricordarmi unicamente per ogni anima perduta. Non ricordano mai tutte le vite che sono riuscito a trattenere qui mentre cerco di salvarle ed urlo i loro nomi. Ma a volte la mia voce diventa fioca alle loro orecchie e non riuscendo a sentirmi vanno via. Allora io mi sento impotente. A volte non posso nulla. Sono solo un uomo che sta qui a confidarti tutte le sue paure, nel silenzio di questo inchiostro. Eppure, mia cara madre, questa è l'ultima lettera che ti scrivo, perché stanotte l'unica luce che mi porta conforto, quella della mia lanterna, contiene il fuoco che brucerà questi ultimi versi che volevo spedirti. Infusi di ogni mera debolezza umana che non posso permettermi di avere e che mi spronano ad alzarmi ogni giorno più forte del precedente per assistere e non lasciare all'abbandono nessuno, allontanando tutti i miei timori per un bene superiore. Amata madre, stanotte mi concedo di aver paura, ma domani scenderò di nuovo in campo perché altri lì fuori hanno bisogno di me, perché io sono un infermiere.